chiesto a Luciana Brunamonte se lei ha voglia di venire a dire due parole. A noi fa piacere, perché Luciana è una delle nostre, diciamo così, stelle polari, è, ritengo, un esempio di attaccamento al territorio, e ci può, secondo me, anche in due parole, in un brevissimo intervento, far sentire proprio la passione che lei mette in tutto quello che fa da tanti anni in silenzio nella sua villa San Martino, e che però oggi ne abbiamo, insomma, abbiamo del suo lavoro beneficiato un po' tutti. Mettiti pure davanti a me e grazie. Luciana Brunamonte. Buongiorno a tutti e ben arrivati. Io ho una cultura da proteggere, sono gli oggetti dei pastori e dei carbonai, come si viveva sulla laga, oggetti di un tempo, perché quando io mi sono accorta che piano piano la transumanza, il modo di vivere di questi pastori stava un po' terminando, perché non si andava più a Roma a piedi, ma c'erano gli autotreni, eccetera, ho cominciato a raccogliere questi oggetti. Qualcuno mi ha detto pure, dice, sei arrivata tardi, li abbiamo buttati. Però ne ho più di 500. Sono a disposizione di tutti, da vedere, da consultare, attraverso centinaia e centinaia di foto, documenti dei pastori, di come si viveva, che non era facile, oggetti della famiglia, della donna, eccetera, come la donna tesseva, filava, seminava la canapa, il lino, tanti oggetti che cerco di poter realizzare provvisoriamente in una casetta di legno, in qualche cosa, perché oggi sono custoditi in un container. Niente, chiedo aiuto a tutti. Ho chiesto e ringrazio chi può aiutarci. Grazie. Grazie veramente, non solo per questo intervento, ma per il lavoro di tutti. Francesca è la testimonianza, come vedete è anche una bellissima signora, quindi Francesca fa la pastora. E adesso ci racconta la sua esperienza. Buongiorno a tutti. Io l'apporto che posso dare a questa manifestazione purtroppo non è un apporto rispetto alla transumanza, perché io non sono un pastore transumante, però sono un pastore. E stranamente sono un pastore donna, quindi quello che posso offrire è la mia esperienza, l'esperienza di un lavoro che è un lavoro antico, ma è anche un lavoro moderno. È un lavoro che raccoglie tantissime cose, tantissimi aspetti rispetto al contatto con la natura, al contatto con se stessi, con la bestia, naturalmente, con le pecore, ma anche con i cani e con tutto quello che c'è intorno. Quindi essere un pastore oggi, nel 2019, è possibile. È possibile anche se è faticoso, spesso. Interventi precedenti è stato detto che è un mestiere faticoso. Lo è, però è anche il mestiere più bello del mondo, secondo me. E questo, insomma, mi piacerebbe tentare di farvelo capire, perché non è impossibile, ripeto, non è impossibile fare il pastore nel 2019, e magari qualcuno ha voglia e ci prova, chissà. Grazie a tutti. Incisiva, che bello, però vedo sottolineare questa cosa, che bello sentir dire è faticoso, ma ne vale la pena, è il mestiere più bello del mondo. Proprio io devo fare un altro di applauso a Francesca. Grazie veramente.